Quante volte sei definita non capace di fare qualcosa? Io tante volte, davvero troppe. Poi c'è stato un momento nella mia vita in cui finalmente, grazie ad un'esperienza, ad un evento, ho capito che se fossi stata capace di fare quello, sarei stata capace di fare qualsiasi cosa. Per esempio, proprio ieri sera, dopo mesi che non dipingevo più, mi è tornata la vena artistica e ho fatto appunto un quadretto, ok? Che poi sei un regalo, ok? Un regalo per una mia amica e gli ho fatto questo quadretto che è più grande, ovviamente, adesso è tutto piegato. E tanti anni fa io mi definivo che non ero capace di disegnare, di dipingere, di colorare. E mi ricordo che a scuola ho sempre, sempre odiato le ore d'arte, perché bisognava fare disegni, colorare e io non avevo una maturità artistica quando disegnavo come magari i miei compagni. Sono stata magari io sfortunata perché sono stata in una classe, mi ricordo alle elementari, cavolo, che erano tutti bravissimi a disegnare e io ho sempre avuto tanta difficoltà, mi ricordo che infatti ero talmente tanto convinta di questo che io alle medie, che si faceva arte, io mi ricordo che ogni volta soffrivo perché dicevo, mio Dio, chissà cosa devo disegnare, no? E il mio problema è sempre stato che quando bisognava disegnare cose della realtà, non ero capace di ripresentarle tali quali. Per esempio, non sapevo disegnare gli animali, non sapevo disegnare le persone. Ero più geometrica, infatti mi piaceva molto di più tecnica. Fatto sta che non mi dimenticherò mai quella sera che mio padre sa disegnare, adesso non so se sa disegnare ancora, però quando ero piccola sapevo che lui sapeva disegnare, no? E allora quello che gli chiesi una volta perché ero disperata, che devo disegnare un cavallo, devo disegnare questo maledetto cavallo e il mio cavallo faceva schifo, cioè era... Non era un cavallo, non aveva quattro zampe, cioè era terribile. Allora ho chiesto a mio padre da una foto è riuscito a rappresentarlo ed era in pochissimo tempo ed era bellissimo. E mi ricordo quando l'ho dato che ero, cioè alla fine ho detto così qualunque, ho detto beh, ho detto ti farò sapere che voto dà la prof al tuo cavallo. E gli diede anche un voto alto perché gli diede tipo 9, cioè un'opera d'arte. E dopo tanti anni, insomma, ho sempre avuto cioè, ho sempre sofferto del non definirmi capace di disegnare. Eppure io ho sempre colorato, disegnato, anche se non erano cose belle, però mi è sempre piaciuto in qualche modo riuscire a provare a esprimere la mia creatività, la mia vena artistica, quindi costruivo cose, cioè sono sempre stata abbastanza manuale, pratica. Infatti anche il mio lavoro di oggi comunque è quello di, no, insegnare a fare ordine, quindi la praticità è fondamentale in questo lavoro proprio perché tu sei a contatto, il cliente appunto impara ad essere a stretto contatto con i propri oggetti, con la propria casa e a iniziare ad avere quindi un legame con essi. E quando è accaduto però perché prima ti ho detto guarda però adesso me la cavicchio, non sono così come un tempo. È stato ormai sono il mio primo quadrettino, l'ho fatto dopo qualche mese che sono arrivata a Lisbona, che ero appunto traslocato e la mia casa era super ordinata, quindi non c'era niente da riordinare, niente da mettere a posto. E proprio grazie a questo step, cioè il fatto che ci fosse tutto ordine, io ho dovuto iniziare a pensare a qualcosa di nuovo su cui spendere energia, tempo e ho iniziato quindi a pensare a cose nuove che mai fino a quel momento avevo pensato. E quindi, grazie al mio appunto arrivo a Lisbona, ero sola appunto come fratello, però ero da sola, tutto ordinato, tutto a posto, non c'era niente, niente da fare, ok? Ho sentito l'esigenza di dire voglio dipingere e quindi come fratello siamo andati appunto all'IKEA perché era l'unico posto aperto visto che era tutto chiuso e ho preso un rotolone di carta perché questa è carta, non è carta carta e dei colori che vendevano, punto e basta. E con quelli ho fatto il mio primo quadretto, poi il secondo, il terzo e così via. E
E quindi da cosa è nato? Il fatto che io avessi detto voglio dipingere, lo faccio. Perché dopo che ho fatto ordine per la prima volta e ho iniziato questo percorso che poi ha preso il culmine quando poi ho iniziato ad insegnarlo fino appunto all'applicazione dei miei stessi metodi, quindi metodo di esclusione, metodo SAR, che io stessa ho attuato, per il quale ad oggi il mio ordine è veramente definitivo, super funzionale, non cambia niente, non muta nulla, quindi super efficace. E quando ho iniziato a fare questo percorso di riordine, appunto io avevo 19 anni perché avevo fatto la maturità quell'anno, e mi ricordo proprio che ho detto, se faccio ordine, se io, disordinata come ero, perché io veramente quando dico che ero disordinata lo ero per davvero, quindi il letto era pieno di roba, la scrivania piena, avevo la poltrona e la cicletta qua c'erano da guardaroba. Il pavimento, anch'esso pieno, librerie che strabordavano, la porta che non si chiudeva perché avevo le cose appese alle maniglie e i cappotti dietro che erano 350, tutte le mensole, sembrava come se stessimo giocando a Shanghai, c'era tutta una montagna di cose incassate in equilibrio tra di loro, veramente, e i miei armadi, i miei cassetti mi ricordo che non si chiudevano e per chiuderli dovevo mettere sempre la mano e mi facevo sempre male. Questo è soltanto un po' per raccontarti, no? Il disagio di quegli anni, ovviamente. Ma ho detto, se io faccio ordine, oltre a essere un miracolo, ma vuol dire che veramente posso fare qualsiasi cosa. Per me fare ordine e riuscire ad avere il pavimento libero, il letto sempre fatto, la scrivania libera pronta per lavorarci, mensole, linde, librerie che si aprivano e chiudevano e vedevo tutto, armadi, guardaroba che non dovevo più rischiare di mettermi le mani dentro, chiudermele dentro, ma era tutto ordinato, a vista. Per me è stata veramente una grande soddisfazione ed è quella soddisfazione che da quel giorno in avanti, portando avanti sempre questo stato, no, di ordine, organizzazione nella mia casa e quindi nella mia vita, mi ha sempre portato a sentirmi sicura di me, capace, pronta anche a grandi cambiamenti, seppur possano essere difficili e essere davvero quasi, dici, ma com'è possibile? Sono sempre stata per 19 anni disordinata, come posso, no, essere ordinata? È uguale. Non sono mai riuscita a fare dei disegni negli ultimi 20 anni, com'è possibile che adesso io possa così prendere dei pennelli e fare un bel dipinto? Ed è stato così. Ma perché mi sentivo sicura, potevo farlo, avevo lo spirito giusto. E come dico sempre, se ho fatto ordine io, oltre al fatto che posso insegnarlo a tutte voi perché ce l'ho fatta io, è un motivo, no, per il quale le persone che sono veramente disordinate vengono da me e poi dicono non so come sia possibile ma ce la stiamo facendo, è perché ovviamente il mio passato è reale e veramente quando vi dico ho applicato tutto e ho testato tutto e quello che poi io insegno adesso in ultima istanza, quindi i miei metodi, metodo di esclusione e metodo SAR, sono veramente metodi definitivi, è proprio perché grazie a questa mia esperienza personale, quindi di vita, da disordinata che lavorativa, mi ha permesso finalmente di poter portare quel contributo nel mondo che avevo sempre desiderato, ma non sapevo ancora come. Poi ho capito che sarebbe stato questo, cioè portare la mia esperienza negativa che mi ha sempre dato tanto disagio nella vita, tanto, portarla per come insegnamento e come esperienza e aiutare tutte le persone disordinate che ci sono là fuori. E siete in tante, tantissime, abbiamo visto l'ultima volta, abbiamo fatto l'evento l'8 agosto, eravamo un migliaio, poco più di 1000, no? All'evento. E adesso dico che c'è una novità, ovvero ci sarà appunto un evento che avverrà lunedì 5 settembre alle ore 21. L'evento si chiama Dici addio al disordine, ultima chiamata. E questo evento sarà molto speciale e molto importante per una di voi che parteciperà e tu sei invitata. Se sei arrivata a questo punto del video è perché anche tu vuoi dire finalmente sono capace di fare questo, quest'altro e quest'altro ancora. Vuoi finalmente arrivare a un punto in cui la casa non è più un problema, non è più un pensiero e puoi veramente iniziare a pensare a cose nuove che fino a quel momento non hai mai avuto la possibilità di poter raggiungere perché eri piena fino a qua di pensieri, problemi da risolvere. E quando fai ordine, finalmente risolvi tutto questo, no? E puoi arrivare più in profondità dentro di te e finalmente far emergere
il meglio di te, ma anche quel lato di te che non emerge da tempo. E quindi questo evento è per tutte voi. È un evento che ti permetterà di fare ordine dentro di te, perché sarà un evento in cui avrai la possibilità di scoprire il tuo livello di disordine, ok? Avrai la possibilità di fare chiarezza e lavorare quindi sul tuo quadro, ok, di vita ad oggi. Creare il tuo quadro di vita ad oggi, la tua fotografia, la tua istantanea. Avrai modo anche di scoprire tutti quegli effetti catastrofici che il disordine porta nella nostra vita, ma non solo nella nostra, ma anche di chi vive con noi, anche i nostri figli, nelle nostre relazioni, nel nostro, dal punto di vista psicologico, alimentare, di salute, ok? E inoltre andremo anche a vedere, ti spiegherò tutti quei sistemi, quelle soluzioni tampone che hai attuato, in cui hai creduto e che appunto ti hanno sempre portato a rimanere nel disordine, e ti presenterò i miei metodi, quindi quelli che io insegno, quelli che insegnano le mie consulenti MAPO, che sono autorizzate ad insegnarle, e avrai la possibilità anche di scoprire e ricevere un regalo alla fine dell'evento. Sarà un evento rivelazione, perché ovviamente andrò a rivelare qualcosa che fino ad oggi non si è appunto mai sentito e che avrai la possibilità di scoprire in prima persona. Infatti questo evento è un evento gratuito, ma a posti limitati, e soprattutto non è possibile ricevere registrazione, non ci sarà la possibilità di poterlo rivedere in seguito, no. Quindi è live 100%, quindi puoi iscriverti direttamente cliccando il link che trovi in descrizione di questo video. Cliccando il link potrai poi cliccare l'ulteriore pulsante per poterti per prenotare il tuo posto, quindi inserire i tuoi dati personali e ricevere il link unico di accesso via email. Via email quindi tu riceverai il tuo link che dovrai cliccare lunedì 5 settembre alle ore 8:45, così da permetterti di entrare in sala, quindi nei 15 minuti precedenti, per assicurarti il tuo posto. Alle 21 inizierà il nostro evento e sarà molto importante per te essere puntuale per non perderti nessuna informazione che potrà essere per te ovviamente veramente rivoluzionaria, e noterai che potrà effettivamente essere proprio quella scintilla, quel tassello mancante che mancava appunto nella tua vita, ok? Nei motivi per cui hai tentato tante volte di fare ordine e poi non ci sei riuscita. Quindi, questa è una grande opportunità, sei invitata e finalmente anche tu potrai conoscermi, scoprire molto di più anche su di me, sulla mia vita, sarà un importante per te perché avrai la possibilità di poter interagire con me, comunque avere l'opportunità di avere un feedback direttamente da me, quindi consulente, riferimento in Italia nel settore del riordino, specializzata in decluttering e organizzazione a 360 gradi. E per te sarà fondamentale, perché sarà quel tassello, quella spinta, quel feedback che ti permetterà finalmente di capire i passi iniziali, i primi passi da fare per cominciare anche tu a fare ordine nella tua casa e nella tua vita una volta per tutte. Quindi sì, se io sono riuscita anche a imparare a dipingere, immagina tu quante altre cose puoi imparare a fare una volta che sarai ordinata. Ti aspetto all'evento lunedì 5 settembre, ore 21. Clicca il link in descrizione di questo video per assicurarti il tuo posto. Ti auguro una buona giornata e un buon riordino da Alba Romito.